Perché sta entrando qui in studio una grandissima campionessa di pattinaggio, veramente un vanto per tutto lo sport italiano. Si chiama Rebecca Tarlazzi, ha vinto una quantità di medaglie che nessuno al mondo può vantare. Veramente un atleta straordinaria. Ma qualche settimana fa, guardate, questo è l'inizio della sua ultima gara. Siamo il 28 settembre, qualche settimana fa. Guardate che mentre lei inizia questa gara sa qualcosa che nessuno sa. Sa quello che sta per accadere alla fine di quella gara. Ce l'ha solo lei nel cuore. In studio, Rebecca Tarlazzi. Vieni, Rebecca. Allora Rebecca, benvenuta. Adesso ci racconti, perché la tua storia mi ha veramente colpito moltissimo. Però torniamo a quest'ultima gara del 28 settembre. Poco prima tu, ecco lì quando hai cominciato, abbiamo visto, sapevi quello che stava per accadere. Per la verità eri in quella gara molto indietro in classifica, no? Avevi una distanza enorme rispetto a chi era al primo posto in classifica, credo 14 punti, ma adesso dovremmo entrare dentro qualcosa di tecnico. Fatto sta che dovevi fare un'impresa incredibile per riuscire anche quella volta a vincere, come sempre avevi fatto. Qualsiasi gara internazionale a cui ha partecipato Rebecca ha sempre vinto, ma quella gara lì era tanto indietro. Poi non avevo i brividi di raccontarlo, perché poi entri in pista e guardate questi momenti della gara che fa. Questo che cos'è? Come tecnicamente? Una trottola. Guardate la perfezione. Ha una gara straordinaria e va al primo posto contro ogni pronostico. Contro ogni pronostico. La perfezione assoluta, gli applausi intorno a lei, le urla, le avversarie incredule nonostante la conoscessero. Guardate adesso, capisce di aver vinto, guardate le esultanze. Rebecca, giustamente ti commuovi, ma dà emozione anche a me rivederti in quella gara. Ma quell'esultanza lì, sei stata anche molto criticata, è un'esultanza che non si fa di solito, no? No. In queste gare di pattinaggio, no. Perché nessuno sapeva, nessuno conosceva il tuo segreto, non sapeva nessuno che cosa significava per te quell'ultima vittoriosa gara. Vieni. Grazie. Benvenuta ancora, accomodati. Allora, Rebecca, quell'ultima gara, perché c'è stata questa esultanza fortissima? Tu non stavi esultando solo per la vittoria pur incredibile, no? Che avevi ottenuto, ma per qualcos'altro. Io lì per lì non sapevo di aver vinto, anche perché dopo di me c'era la seconda, a cui ero 10 punti, e la prima, a cui ero 14, quindi io ero felicissima perché avevo pattinato per la prima volta col cuore. Quindi avevo per pattinato. La prima volta? Sì. Io ho passato non una vita facile, ne ho passate parecchie, tra disturbi alimentari, attacchi di panico, e a gennaio di quest'anno avevo deciso di smettere. Però non mi sentivo completa. Era come se mancasse un tassello. Quindi sono entrata... Aspetta Rebecca, perché hai detto una cosa, cioè questa atleta di 24 anni, conosciuta in tutto il mondo, la numero uno al mondo assoluto, ad appena 24 anni avevi deciso di smettere. Ma sì. Perché avevi deciso di smettere? Perché non stavo bene. A gennaio, il 31 di gennaio, sono finita da un neuropsichiatra perché non ero felice.
Io sono uscita dal Mondiale del 2022 che l'abbiamo fatto a Buenos Aires, dove ho ricevuto la cittadinanza onoraria. Ero amata dal pubblico in una maniera impressionante e sarò per sempre grata all'Argentina per questo. Ma io mi sentivo a disagio con me stessa, sia dentro che fuori dalla pista. Era come se sì, avessi vinto, ma non ero felice. E quindi ho preferito iniziare un percorso per me stessa, per rinascere, ed è stato difficilissimo. Uscita dal neuropsichiatra ho detto, ma io sono sempre entrata in pista da sola davanti a migliaia di persone. Io ce la devo fare anche questa volta. Cioè, le lotte che ho fatto in pista per superare i miei ostacoli, anche fuori dovevo farle. Certo. Quasi tuo malgrado, sei entrata nel pattinaggio e hai avuto questo successo senza precedenti, nel senso che tu non volevi quasi pattinare, no? I tuoi genitori in realtà erano dei pattinatori importanti? Erano dei bravissimi pattinatori, avevano iniziato ad insegnare, avevano già avuto molti successi perché avevano appena vinto, sì, da poco un campionato del mondo con degli altri atleti. Però non volevano avviarmi il pattinaggio. Perché... Cioè, i tuoi genitori non volevano che tu pattinassi? No, perché la relazione tra allenatore e genitore non è facile. Bisogna essere bravissimi a lasciare da parte le due cose. Quando si è a casa non parlare dello sport e viceversa. Per me è sempre stato molto difficile riuscire a distinguere mamma allenatrice. Certo. Quindi succede questo, che a un certo punto però non si può fare a meno, no? Di farti gareggiare, perché sì. Rebecca era così brava, aveva questo dono così evidente, così scintillante, per cui non si poteva non farla gareggiare. E tu inizi a gareggiare, quanti anni avevi? Eri piccolissima? 8 anni, perché le prime gare le fai a 8 anni, ma la mia fortuna, sfortuna possiamo anche chiamarla così, è che nel 2012 ho fatto il mio primo campionato del mondo, quindi avevo 13 anni, ed è stata la prima medaglia d'oro. Già a 13 anni, la prima medaglia d'oro. E quindi abbiamo Rebecca che è la più brava di tutte, la più brava di tutte al mondo, che è quella che scende in pista, quella perfetta, che fa quello che abbiamo visto. E poi c'è Rebecca fuori dalla pista, che invece soffre. Soffre tanto, hai avuto problemi di disturbi alimentari importanti. Disturbi alimentari e anche attacchi di panico. Quindi quando non c'era uno c'era l'altro e viceversa, quindi avevo bisogno di curarmi, ecco, di mettere prima io. Ma perché una ragazza, faccio una domanda che si fa a una persona che sta fuori, no? Una ragazza così, in cui il cui talento viene premiato e ammirato in tutto il mondo, poi per gli attacchi di panico, a disturbi alimentari, cioè cerca di raccontare, di dire agli altri il proprio disagio in tutti i modi, no? Sì. Perché questo? Cioè, era troppo forte la pressione? Perché? La pressione neanche tanto, nel senso che ero forse più io che dall'esterno a mettermi pressione, e questo non ha aiutato, perché essere esigente con se stesse è un'arma a doppio taglio. Da un certo punto di vista aiuta perché ti fa dare sempre di più, dall'altro però ti uccide, ti logora dentro perché non sei mai contenta abbastanza di quello che fai. E diciamo che nel 2017 è stato l'inizio un po' di tutto, prima con gli attacchi di panico e tra l'altro a 3 settimane prima del mondiale, quindi l'esordio non lo riesci mai a controllare perché è una cosa nuova. E molte volte non riuscivo a fare allenamento perché avevo veramente tanta paura proprio di morire. Sì, io avevo paura di morire da un istante all'altro, non so neanche spiegarlo, è una sensazione bruttissima. E quindi con mamma in pista uscivo correndo, mamma ti prego portami a casa, mamma ti prego portami a casa. Solo che noi comunque ci alleniamo molto lontano da casa, più o meno mezz'ora. E da lì ho iniziato a controllarle un po' di più. Sono nel 2018 venuti fuori disturbi alimentari e poi la cosa si era un po' mitigata. Tremavi talmente tanto che non si riuscivano neanche a mettere i pattini, no? Cioè, sì, pensate, proprio tipo delle crisi... Sì, il peggio l'ho avuto nel 2022. Che quando è successo?
proprio una settimana prima di partire per il mondiale, ho avuto più o meno la stessa cosa che aveva Simone Biles nella ginnastica sì. artistica. Io saltavo e mi perdevo in aria, quindi dovevo fare 3 giri. Io a 2 giri e un quarto pensavo di essere arrivata, solo che è veramente pericoloso, non tanto quando pattinavo in singolo, perché comunque stai vicino sì. al suolo. Mi succedeva anche nella coppia, perché ho fatto anche coppia artistico, e solo che nei sollevamenti, quando sei in alto, se perdi il controllo delle gambe, del corpo, rischi di farti pericoloso. Veramente male. E tu pensavi di aver fatto 3 giri, 3 volteggi, sì. invece magari ne hai fatti 1 o 2, quindi il tuo sì, partner... Sì. Tanto che il tuo partner a un certo punto hai avuto uno scontro molto acceso, non so se fosse per questo o per no, altro. No. Diciamo che sotto gara, soprattutto nell'ultimo mondiale di coppia, era l'ultimo, quindi volevamo fare bene a tutti i costi e io avevo questo problema, quindi non riuscivamo ad allenarci. Certo. Poi per fortuna la gara è andata benissimo. No, e poi è questa la costante, no? Che sì. Le gare però andavano sempre bene, era sì. sempre medaglia d'oro. Sì. C'era molta invidia intorno a te. Tantissima, ma com'è giusto che sia, nel senso... lo stesso Djokovic, adesso tutti vogliono batterlo perché è il migliore. Sì. E quindi, ma tu soffrivi queste invidie? Ho imparato a controllarle queste invidie, perché all'inizio ci stavo malissimo. Ovviamente le persone, io pensavo mi stessero accanto perché mi volevano veramente bene, e invece no, mi stavano accanto perché è Rebecca Tarlazzi, quindi stiamo lì accanto per questo. E all'inizio ci stavo male, poi ho imparato col tempo a non darci il giusto peso, nel senso ho imparato a capire che di fianco a me avevo delle persone magnifiche come mamma e papà, prima di tutto, e mi ero costruita il mio team, sì. quindi devo tutto a loro. Allora, a un certo punto c'è un momento lì a Buenos Aires dove trovi un grande calore, no, da parte del pubblico. Non ti è bastato però quell'abbraccio no. dell'Argentina? Io sono tornata a casa e mi sentivo inadeguata con me stessa e anche quando ero in pista, con tutti quanti. E lì ho iniziato ad isolarmi. E non so se fosse stato un inizio anche di depressione. E sono arrivata a gennaio e ringrazierò sempre i miei genitori, perché in quei momenti lì, per quanto... Non oso immaginare quanto sia stato difficile per loro vedermi in quello stato. Mi sono sempre stati accanto e mi hanno dato tutti i mezzi per poter uscire da tutto ciò. E a maggio, in questi mesi, da gennaio a maggio, ho detto mi manca qualcosa. Ho iniziato a risentire la Rebecca che era una volta, non quella spenta, triste. E ho detto, dai, riproviamoci. Manca un tassello, Rebecca, manca un tassello. E da maggio ho iniziato a amare proprio il voler far la fatica nell'allenarmi. Io non vedevo l'ora, la sera andavo a dormire, non vedevo l'ora di andare che fosse la mattina per andare a fare allenamento. E io ci stavo ore in pista, la mattina, la sera. Quindi qualcosa era scattato, sì. stava crescendo, e quindi, stava maturando. Con quest'ultimo mondiale io mi sono sentita... è nata una nuova Rebecca, è rinata. È nata. Perché prima sulla pista era qualcuno che, adesso uso un termine forte, odiavi, ma non odiavi perché odiavi il fatto che non potevi essere del tutto sì. te stessa. Quindi finalmente sei diventata te. Sì, ecco. Io tutte le altre medaglie d'oro, io non ero contenta di quello che avevo fatto, perché c'era sempre una piccola svapatura, non pattinavo per quello che veramente io ero capace di pattinare. Potuto. Il mondo niente. Dello sport in tutto il mondo parla di lei, parla di Rebecca Tarlazzi, dice com'è possibile che ad appena 24 anni una ragazza che ha sempre vinto tutte le gare che ha fatto si ritiri. E adesso ci hai raccontato perché e ci hai raccontato quanto siano stati fondamentali per te e i tuoi genitori. Sì. Mamma ti ha voluto mandare un messaggio Oddio. Pubblico. Ha voluto mandare un messaggio... che puoi vedere lì. Ecco mamma, per te. Ciao tesoro, come vedi sono in compagnia di 3 pupazzi. 3 pupazzi che segnano momenti importanti all'interno del tuo percorso. L'inizio, ti ricordi quando papà te lo regalò a seguito di una scommessa fatta con lui? E queste 2 sono 2 mascotte,
due mascotte che chiudono un cerchio. In tutti questi anni ci sono stati momenti difficili, ma li abbiamo sempre superati assieme e ti abbiamo visto crescere, crescere come atleta e crescere come donna. Sei diventata una donna meravigliosa e io e papà siamo orgogliosi di te. Ti mando un bacio e che la vita ti sorrida sempre. Che ci sarà nella tua vita che verrà? Cosa vorresti fare? Cosa adesso che sogni hai, oppure ancora devi capire di essere uscita? No, mi piacerebbe tanto poter trasmettere quello che io ho provato ai miei futuri allievi. Mi piacerebbe tanto allenare, insegnare. E mi piacerebbe, il sogno più grande è poter, a un mio futuro atleta che spero di portare a un mondiale, fargli provare le mie stesse emozioni, quello. Poi ritengo che Dio mi ha dato un dono, la capacità di fare tutto con semplicità, e il mio dovere è quello di donarlo agli altri, assolutissimamente. Grazie a Rebecca grazie. Tarlazzi. Ciao. Grazie mille. Ciao, tanti auguri.